Buongiorno, oggi siamo venuti a Civitanova Marche. Siamo sulla spiaggia, come vedete, siamo in compagnia di Antonio Lepretti. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Una vita in barca. Da ragazzino è andato in barca. 14 anni. Un grande pescatore che adesso si è messo anche un po' a cucinare, giustamente, è, perché è diversi anni. E tra i pesci dell'Adriatico oggi abbiamo trovato questi. Cosa sono? Dei polpi? Questi sono dei polpi dell'Adriatico pescati questa notte. Facciamo il pulendone con i polpi, abiti e patate. Abiti, cosa sono gli abiti? La bieta, e patate, quindi e patate. Polpo, polenta, bieta e patate. I polpi come li puliamo? Allora, i polpi va puliti, sbattuti e poi con un coltello o con un paio di forbici va tagliati a pezzi abbastanza grandi. Una volta che abbiamo pulito i nostri polpi, abbiamo fatto un soffritto prima, vero? Allora, con che cosa? Con cipolla, aglio, sedano, carota. Io ci metto sempre un po' di maggiorana. Soffriggio appena sulla su una cazzarola, un degame. E poi mettiamo i polpi. E poi? Gli fermo la cottura con due bicchieri di vino. E poi mettiamo il pomodoro? E come comincia a fare la bollitura, lo sfumento del vino, viene messo il pomodoro. E le patate? Dopo le patate le prepari. E quando vedi che sta a metà cottura aggiungi le patate e le bietole quasi alla fine vengono messe, perché le bietole ci vuole poco. Quindi mentre il pomodoro sobbolle alla fine mettiamo queste bietole crude. Esatto. E dopo pochissimo 7-8 minuti è tutto pronto. E allora Antonio, eccolo qua, un piatto sontuoso, devo dire, eh? Anche la lavorazione della polenta è complessa. Cioè i polsi tosti. I polsi tosti. E chiaramente questo, ricordiamo in dialetto il nome di questo piatto. Questo è il tipico polendone con i furbi, l'abiti e le patate. Traduciamo: i polpi, la bieta e le patate.